Netflix ha annunciato delle novità pazzesche su alcune delle serie TV più attese, quindi mettetevi comodi perché sto per raccontarvi le news più importanti relative alle vostre serie TV preferite presentate al To Doom 2022. Hi guys e benvenuti su Tutto Chuck. Per chi non lo sapesse, pochi giorni fa c'è stato il To Doom 2022. Questo è l'evento più importante organizzato direttamente da Netflix, dentro al quale vengono puntualmente date informazioni molto importanti sui successivi mesi di programmazione. L'evento in questione è stato estremamente ricco e pieno di contenuti interessanti che vanno dall'annuncio di nuove serie TV al rilascio di clip e veri e propri trailer di altri prodotti molto amati di cui tutti attendiamo con ansia le nuove stagioni. Quello che farò oggi sarà darvi uno sguardo generale su quelli che sono i principali annunci e contenuti mostrati al To Doom. Ovviamente non vi potrò parlare di ogni singola serie perché ci vorrebbero decine di video, quindi mi concentrerò su quelle che ritengo essere più interessanti per voi che seguite il canale. Vi anticipo anche che per alcune in particolare, a cui tengo molto, farò solo dei piccoli accenni in quanto ho intenzione di pubblicare nei prossimi giorni dei video dedicati molto più dettagliati. Quindi mi raccomando iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti. E ora senza perdere altro tempo, cominciamo ad analizzare le novità del To Doom 2022. Una prima parte dello show è stata dedicata a Netflix Corea e qui fin da subito ci sono delle novità importanti per gli amanti della casa di carta, ovviamente relativamente al remake coreano, di cui già da tempo si sa che uscirà anche la seconda parte. Come prevedibile, non è stata annunciata una data per questa seconda stagione, ma è stata pubblicata una clip molto interessante. Come sapete, io ho apprezzato questo remake, ma non più di tanto, principalmente per la sua esagerata somiglianza con il prodotto originale di cui ripercorre le vicende, seppur con qualche differenza, quasi scena per scena. Proprio per questo motivo, ritengo la clip pubblicata molto interessante, in quanto mostra una scena apparentemente inedita rispetto alla serie spagnola, facendo ben sperare che i due prodotti, dopo aver posto una base comune, possano finalmente allontanarsi, dando quindi ai fan qualcosa di mai visto che li possa intrattenere nuovamente. Inoltre, dalla clip si capisce che il livello di violenza nella serie continuerà a salire, espediente apprezzato e tipico dei prodotti coreani. Sempre per rimanere in tema Casa di Carta, questa volta per i fan più affezionati alla serie originale, ci sono state delle dichiarazioni importanti sulla nuova serie Berlino, che uscirà prossimamente sulla piattaforma. Non è stata annunciata la data e non sono state pubblicate né clip, né trailer, né contenuti video di alcun tipo, ma grazie ad alcune parole dei creatori, finalmente c'è stato detto qualcosa in più sulla possibile trama e sul mood generale che avrà la serie. Ovviamente, essendo protagonista l'amato e carismatico ladro Berlino, il tema centrale rimarrà quello dei furti e delle rapine, ma la serie esplorerà anche tematiche ulteriori, vicine al passato del personaggio. È stato detto che verranno mostrati anche degli affari sporchi a livello amministrativo, così come intrighi politici e giochi di potere. Sono curioso di vedere cosa verrà fuori, anche perché è stato inoltre detto che, e di questo sono contento, il tipico umorismo cinico di Berlino, presente spesso frenato all'interno della casa di carta a causa della drammaticità di alcune situazioni, qui non avrà limiti e sarà parte integrante delle atmosfere della serie. Spero quindi che otterremo a breve almeno un breve teaser ufficiale di questa serie. Vi parlo ora dei due momenti che aspettavo di più da questo To Doom e che hanno soddisfatto le mie aspettative. Mi riferisco al momento in cui si è parlato di due serie importanti per me e per il canale, ovvero Squid Game e Alice in Borderland, entrambe in attesa della loro seconda stagione. Per quanto riguarda la prima, estremamente apprezzata a livello mondiale, tutti si aspettavano l'uscita di un teaser trailer, ma questo non è accaduto. Al suo posto è stata pubblicata una breve clip molto enigmatica, che però non è altro che una scena tagliata della prima stagione. Ovviamente, e ormai lo sappiamo bene, Netflix sa come fare campagne di marketing e quindi sono convinto che la scelta di questa scena non sia stata affatto casuale e sia invece estremamente funzionale a quanto vedremo nella seconda stagione. Probabilmente quindi la scena in sé può essere considerata una sorta di teaser per la seconda parte. Purtroppo è veramente molto enigmatica e per il momento non abbiamo sufficienti informazioni per poterne parlare dettagliatamente. Nonostante ciò, rimarrò molto attento nei prossimi giorni perché penso che Netflix potrebbe avere in serbo delle sorprese e potremmo presto saperne di più. Per quanto riguarda invece Alice in Borderland 2, finalmente è stato pubblicato un vero e proprio teaser trailer e personalmente sono estremamente interessato a vedere come la serie proseguirà nella sua seconda stagione. Questo teaser trailer ci aiuta a capire alcuni aspetti importanti della trama, ma non ne voglio parlare oggi perché ho dedicato ad Alice in Borderland 2 un video dedicato che uscirà nei prossimi giorni, quindi mi raccomando attivate la campanellina per non perdervelo se siete interessati. Un altro annuncio importante è relativo ad un'altra serie che senza dubbio è stata sempre apprezzata qui sul canale, ovvero Lupin. Già da tempo era stata annunciata, ma adesso è ufficiale per tutti. Lupin tornerà con una terza parte. L'annuncio è stato accompagnato da un vero e proprio teaser trailer che ci aiuta a capire la direzione che la serie vuole prendere. Senza fare spoiler, posso dire che la seconda stagione chiudeva un po' il cerchio e soprattutto metteva fine alla trama generale e principale presente fin dalla prima puntata della prima stagione. Come sappiamo, Hassan, il protagonista, non è Lupin, ma un ladro dei giorni nostri che si ispira alle gesta del ladro gentiluomo, pur avendo, come visto durante le prime due stagioni, molte differenze rispetto a quest'ultimo. La seconda parte di Lupin ha ricevuto un po' di critiche, soprattutto per il venir meno della componente geniale del protagonista. Ben visibile nelle prime puntate, i creatori, ma lo si evince anche dal trailer, hanno dichiarato di voler tornare a quelle atmosfere iniziali,
ponendo quindi al centro i colpi di genio di Hassan. Proprio per questo sono curioso di questa terza parte e vi invito a farmi sapere nei commenti se anche voi l'attendete e se vi piacerebbe che realizzassi dei contenuti su di essa. Un altro annuncio importante è stato fatto relativamente alla terza stagione di una serie che non ho mai portato direttamente sul canale, ma che avevo consigliato in uno dei video dedicati a 5 serie TV da vedere, ovvero Outer Banks. Insieme all'annuncio è stato pubblicato un breve trailer ed è stato detto che la terza stagione uscirà nel 2023, senza dare ulteriori informazioni. Per chi non lo sapesse, sempre senza fare spoiler, la serie ci mostra un'isola popolata da ricchi e poveri, in cui un adolescente, il protagonista, recluta i suoi migliori amici per scovare un tesoro leggendario e connesso alla scomparsa di suo padre. Per gli amanti del genere è sicuramente una serie interessante e ben realizzata. E al Todoom 2022 non si è parlato solamente di serie TV, ma anche di film. E mi piacerebbe dire due parole su uno in particolare, che non ho mai portato sul canale, ma che se ci fosse interesse da parte vostra, potrei e vorrei approfondire. Mi riferisco a Enola Holmes, film che narra le vicende della sorella minore del grande Sherlock Holmes, dal quale, pur con molte differenze, riprende parte della genialità e della capacità di risolvere enigmi. Film che ritengo molto interessante anche per l'attrice protagonista, Millie Bobby Brown, ovvero la famosa 11 di Stranger Things. Il film, pur avendo delle atmosfere maggiormente teen rispetto ad altri prodotti generalmente relativi a Sherlock Holmes, è comunque piacevole e molto intrattenente. Durante l'evento è stato pubblicato un trailer del sequel di Enola Holmes e onestamente l'ho trovato ben fatto. Ancora una volta vi invito a farmi sapere nei commenti se avete visto il primo film e soprattutto se vi potrebbe interessare vedere qui sul canale dei video dedicati al sequel presto in uscita. Infatti a tal proposito è stata ribadita la data di uscita del film, prevista per il 4 di novembre e quindi relativamente vicina. Ci tengo anche a dire due parole su una serie che uscirà presto e di cui è stata mostrata una nuova clip, che forse è passata un po' in disparte ma che secondo me avrà un buon successo, ovvero Mercoledì, serie dedicata alla bambina della famiglia Addams. Una serie che, oltre ad essere diretta da un grandissimo regista come Tim Burton, promette davvero bene in quanto, come possiamo vedere dal trailer e contro ogni aspettativa, sarà estremamente cruda e a tratti violenta e narrerà le vicende della protagonista in maniera diretta e senza mezzi termini. Concludo il video facendovi un elenco di alcuni tra gli altri principali annunci che sono stati fatti durante l'evento. È stata annunciata la seconda stagione di Hellbound, serie perfetta per gli amanti del cinema coreano e delle sue componenti crude e senza censura. È stata pubblicata una clip della quinta stagione di The Crown, con tanto di data di uscita prevista per il 9 novembre. È stato pubblicato un teaser della stagione finale di Non ho mai e sono state date due notizie importanti per gli amanti del mondo di The Witcher. È stato infatti detto ufficialmente che la terza stagione della serie uscirà nel 2023, mentre è stato pubblicato un teaser di The Witcher Blood Origin, prequel della serie principale e previsto in uscita per il 25 dicembre. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Ovviamente lo ribadisco, ci sono stati anche degli altri annunci che non è stato possibile inserire nel video. Io spero comunque che lo abbiate apprezzato e nel caso mi raccomando lasciate un bel like qui sotto. E se amate le serie TV e il cinema, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Io come sempre vi ringrazio per la visione e bye guys al prossimo video.